Ok, adesso facciamo la carbonara. Prendiamo la pasta, rummo, spago, aggiungo una porzione. Buttiamo giù, gli diamo un timer di 10 minuti. Nel frattempo rosoliamo il guanciale, che per la carbonara si usa il guanciale. Tagliamo delle fette dello spessore di 2 mm, abbastanza sottili, e poi le facciamo dei cubetti. Tagliamo. Ok. Adesso facciamo dei cubetti. Nel frattempo che la pasta è giù, noi andremo a rosolare lentamente questo guanciale. Riponiamo il coltello. Andremo lentamente in una pentola, riscaldiamo per bene la pentola. Sì, però... Riscaldiamo per bene, passiamo un cucchiaio da tavola. Nel frattempo diamo una mescolata qui allo spago, rummo numero 5. Questa è la vera ricetta della carbonara, non c'è panna, abbiamo solo del cacio, del tuorlo e del pepe nero. Il guanciale piano piano deve rosolarsi, ma non bruciare, quindi deve essere una cottura dolce, senza nessun altro grasso aggiunto. Perché il guanciale di sé per sé è grasso. Se andandogli ad aggiungere del grasso, andremo soltanto a fare una ricetta che non è la carbonara. Quindi molto lentamente. Noi terremo da parte il grasso che andrà a condire la carbonara. Il grasso estratto da questo guanciale ci servirà per legare successivamente la nostra pasta, che tireremo su al dente in modo tale far assaporare bene sia la pasta che il condimento. Piano piano, intanto diamo una girata ai nostri spaghi, che sono ancora abbastanza indietro, lasciamo bollire ancora un po', ed ecco qui che il guanciale inizia a rosolare, ecco l'effetto che noi vogliamo, inizia a prendere colore. Noi non usiamo né vino né panna, niente, perché la ricetta originale della carbonara è così. Questa ricetta viene chiamata carbonara perché in passato c'erano gli uomini che andavano, i cosiddetti carbonari, che andavano sotto in miniera, allora le donne li preparavano delle frittate di pasta e erano molto sostanziose. Ora, il fatto che queste frittate di pasta poi fossero prese con delle mani nere, carbone, e dai carbonari, prende il nome di carbonara, cioè quella pasta, quell'ingrediente per i carbonari, sostanzioso, buono. Ecco, è quasi pronto il guanciale. 5 minuti al pasto, chef.
Allora, adesso andremo a fermare perché il liquido ci andrà a servire, come vi ho detto prima, dopo. Quindi recupereremo il liquido, basta poco per una porzione. Lo andremo ad usare dopo. Adesso qui daremo il nostro guanciale, bello rosolato, senza grassi, è soltanto rosolato col suo grasso stesso, lentamente, non bruciato, bello croccante. Ok, ci siamo. Mettiamo da parte la pentola, controlliamo in questo momento la cottura dello spago. Essendo un cuoco, io lo faccio a tatto, quindi ancora qui c'è bisogno di 4 minuti. Nel frattempo vi ripeto gli ingredienti per una buona carbonara. Allora abbiamo qui il guanciale che abbiamo stufato nel suo grasso stesso, quindi padella senza niente. Poi qui abbiamo il grasso del guanciale che è stato ricavato dal guanciale, il tuorlo d'uovo, solo tuorlo, abbiamo del pecorino romano e del pepe nero. Poi servirà una boule dove noi andremo a mantecare e a montare la carbonara, perché per questo piatto non c'è bisogno di padella. La padella per questo piatto è molto sconsigliata, in quanto l'uovo a una certa temperatura coagula e quindi la carbonara non esce. Deve risultare una cremina tra parmigiano, uovo e grasso del guanciale, in modo tale che la carbonara prenda vita. Assaggiamo. Siamo ancora abbastanza al dente, quindi dobbiamo attendere un po', dobbiamo far attendere un attimo lo chef, sperando che non si arrabbi. Diamo una girata. Ovviamente io lo sto facendo per una porzione, poi tutto questo si moltiplica in varie porzioni, avrete il vostro, la vostra bowl magari più grande di guanciale, che io questo qui, il guanciale lo uso come guarnizione alla fine, che è già stato cotto, quindi non c'è bisogno di dargli ulteriore, di riscaldarlo ulteriormente. Poi abbiamo il grasso, il tuorlo, il cacio e il pepe nero. Tutto questo a seconda di quanto vi piace, chiaro, se a voi non piace il cacio userete il parmigiano, però io vi sto facendo la classica, diciamo, carbonara, uno spaghetto alla carbonara classico. Adesso assaggiamo. Siamo arrivati quasi a cottura, manca davvero poco. Allora iniziamo a preparare la nostra boule. E la boule dove andremo a mantecare la nostra pasta, ci va un po' di grasso che ci aiuterà, ci darà la spinta nella carbonara. Adesso andremo a riscaldare il contenitore. Perché riscaldiamo la boule? Perché altrimenti al cliente risulterebbe fredda, perché noi non spadigliamo la carbonara, non gli mettiamo la panna, è tutta una cosa espressa, è una cosa fatta col cuore, quindi noi andremo a intiepidire leggermente la boule in modo tale che rimanga calda ma non coaguli l'uovo. Diciamo che è una questione di temperatura la carbonara, bisogna azzeccare la temperatura giusta. In questo momento tiro su, sembra abbastanza pronta, abbastanza al dente. Scoliamo, metto nella mia apposita boule. In questo momento dobbiamo andare sul freddo, quindi giochiamo sul freddo. Tuorlo. Allora, dobbiamo mescolare energicamente perché sennò coagula l'uovo e quindi si cuoce. Vedete, questa è la cremina. Adesso andremo ad aggiungere del pepe nero, che è macinato al momento, assolutamente al momento, che cambia totalmente di sapore, una bella grattata. Aggiungiamo nel suo contenitore. Mischiamo e andremo ad aggiungere un pochino di pecorino romano a secondo del vostro piacere, a me piace quindi gliene metto un po'.
Dovete sempre mescolare energicamente, perché questo è il segreto di una buona carbonara. Eccola qui. Eccola qui. Bene, ora andremo a montare il nostro piatto al pass. Prendiamo l'occorrente. Ovvero abbiamo il nostro forchettone, il nostro mestolo. Qui lo chef, gli chiediamo gentilmente se può spostare un po' la lampada, in modo tale noi avremo il nostro impiattamento. Eccolo qua, il nostro spago. Eccolo qui. Mettiamo come guarnizioncina un po' del nostro guanciale precedentemente stufato. Ed ecco qua, chef al pass. Servizio. Stoppa. Grazie, chef.